Allora, andiamo avanti, numero 9, vediamo un attimo, è la prima cascinese, sì, numero 9, Mariella Favozzi, da Cascina, quindi un applauso, tra l'altro oltretutto è un'affezionata di Miss Moreto, tutta la famiglia affezionata, ci viene sempre a trovare tutti gli anni, e quindi che possiamo dire di Mariella, cosa fai di bello? Lavoro come commessa in un negozio. Però hai anche altre passioni? La danza. La danza. E quindi una danzatrice, quando ci capita a Miss Moreto, siamo curiosi di vedere come se la cava, avendo anche i tacchi e non solo le punte. Perciò il nostro DJ Maximilian, musica per la nostra Mariella. Ballo con te? Si può fare, si può fare, si può fare. Alla prossima, alla prossima. Vai Mariella! Numero 9, Mariella Favozzi, Cascina. È venuta a piedi. Vieni qua, Giada Chiocchetti da Cascina, anche lei ha fatto tanti concorsi, però da quest'anno ha deciso di provare anche Miss Moreto, si diverte, però a scuola com'è andata quest'anno? Ammessa. Ammessa, perché cosa, in che classe? Ho passato la quinta. Quindi? Quindi vado a fare l'università. Quindi hai già finito la maturità? No. Quindi quando ce l'hai le prove orali? No, domani c'è l'ultimo scritto. Domani l'ultimo scritto? Allora guardate, questo è affetto, perché ora che viene a disintossicarsi dagli esami a Miss Moreto per smorzare l'attenzione, facciamo un applauso per lo scritto di domani, poi ci farai sapere com'è andata. Intanto la commissione d'esame è questa qua, quindi intanto vedi da con la nostra giuria, Giada Chiocchetti da Cascina. Maria Elena Giraldi, e Giraldi anche il numero? Perfetto, numero 11, da Montecatini, frequenta il liceo scientifico, ama Tiziano Ferro, e poi che dire di questa biondina, biondona? Niente, vuole fare l'avvocato da grande e la stilista. L'avvocato e la stilista. L'avvocato, qual è l'aspetto che ti piace della professione forense? Difendere le persone. Difendere, quindi te dovessi, e se tu dovessi difendere un colpevole? Non lo difendo. Non lo difendo, quindi integralista, moralista. Intanto sfila, se avevamo una toga te la mettevamo, non ci abbiamo pensato, quindi vai contentati del costumino rosso di Miss Moreto ed incantare la giuria su questa passerella e questa scaletta direttamente rubata alla nave di The Love Boat sui Killers, The Human. Sta quando la metto in capannina. Paola Fioretti da Montecatini, anche lei il liceo scientifico, lei ama il cantante Sean Paul, che non è uno shampoo al tiforfora, Sean Paul, è un cantante R&B pop. E poi che dire di te? Che voglio lavorare nel campo della moda e vabbè, vengo da Montecatini, ho 16 anni. Perfetto, tutti vogliono lavorare nel campo della moda, nel campo da coltivare non se ne trova più. Comunque accontentiamoci di tutte queste aspiranti stiliste. Paola Fioretti, per te la passerella di Miss Moreto, di questa incredibile piazza che per ora di caduti non ne ha avuti. Single lady.
numero 13, Annalisa Gildi, anche lei da Cascina, un'altra, diciamo, un po' di tifo partigiano, non fa mai male, tanto la giuria è incorruttibile, quindi Annalisa, puoi aver portato anche tutti i parenti, ma questi non sorridono nemmeno, insomma, hanno preso veramente, gli ho spiegato che questo è un concorso serio, bisogna avere quella paralisi facciale che da giurato, e quindi tecnico di laboratorio, anche lei è affezionata a Miss Moretto, l'anno scorso era tecnico di laboratorio, quest'anno è sempre tecnico di laboratorio, ma qualche esame all'università l'hai dato? Certo che l'ho dato, certo. Con risultati? Buoni, quindi queste, vedete, anche i tecnici di laboratorio, che è una, diciamo, un dipartimento dell'università di medicina, vengono a divertirsi con noi in questa serata che il tempo ci ha graziato. Ascolta, ho scritto qui Ferro e Madonna, che non è una bestemmia, perché Tiziano Ferro e Madonna, e ama il colore fucsia. Per la prossima volta cambiamo la moquette, ma questa volta ti devi accontentare dell'accetto di Miss Moretto, che è un fucsia, e sfidare la nostra giuria al ritmo della musica, che il nostro DJ Massimiliano. Conoscere la numero 14 è la Zorgan, o la Zorgan, dillo te? La Zorgan. Allora, perché lei è partita da Gerusalemme, poi è andata a Rotterdam e poi è venuta a Pisa, quindi è un incrocio particolare, e quindi è il prodotto, questa ragazzona che sfiderà per voi, e ha una passione per le moto custom Harley Davidson, quindi la prossima volta voleva sfilare, però c'era il posto per fare per curvare in cima, quindi la prossima volta prenderemo una 883 per farti fare il giro. E poi ha la passione di viaggiare, ci credo, Gerusalemme, Rotterdam, Pisa, classe economica, non so. Raccontaci qualcosa di... da dove sei partita? Dove sei nata? A Gerusalemme. Poi a quanti anni sei andata a Rotterdam? Un anno. Un anno. E da quant'è che stai a Pisa? Cinque anni. Allora, insomma, se girato... Ma ti trovi bene? Certo. Beh, questo certo che poi dopo parliamo, ti facciamo un provino. Intanto, prendi confidenza con questa passerella, fai un passo alla volta, anche se con queste gambe salteresti... I due passi, la passerella e la Zorgan, un incrocio tra un olandese e un'israeliana, per approdare sotto la torre pendente. E queste sono le 14 che si sfideranno. E ricordo che le prime tre andranno direttamente alla finale regionale.